6 anni fa abbiamo cominciato dove immaginare il futuro è un'impresa, un disordine di sogni. 6 anni fa abbiamo deciso di scrostare i muri delle case già cadenti per l'incuria e abbattere quelli tra gli umani che se ci parli attraverso senti anche il respiro dei vicini, il respiro soffocato di chi vive troppo stretto per muoversi senza sgomitare. Viviamo un tempo in cui è difficile riuscire proprio a respirare. Per questo motivo abbiamo deciso di lavorare per un nuovo respiro collettivo, per resistere, per esistere, perché esistere è respirare, respirare insieme. E per respirare insieme dobbiamo allenarci tutti i giorni, per non mollare al primo round, per allenare il desiderio di sapere di più, di conoscere e comprendere la realtà delle cose. Dovremmo aver diritto a una casa, cosa che ci viene privata. Perché non ci basta esistere, vogliamo vivere. Ma acquisire sapere è un lavoro faticoso. Una fatica, oltre che intellettuale, muscolare, nervosa, che fa sudare il tempo fino a sanguinare. Abbiamo deciso di allargare le ferite sulle facciate dei palazzi per guardarci fuori e stringere i nodi che ci tengono uniti. Dove posso lasciarlo? Qua. Qua. Abbiamo deciso di curare le ferite, quelle profonde, quelle che non si rimarginano e si riaprono continuamente per l'umidità e gli spifferi incontrollati. Quelle ferite che ti trascini dietro e ti fanno sopportare l'insopportabile. Tossire, sputare l'anima per farti sentire colpevole di aver preteso una casa, un letto. Abbiamo deciso di costruire un'intelligenza collettiva, un sapere collettivo, quello che fa cambiare direzione allo sguardo per osservare in modo diverso le cose fuori fuoco. Ok, vedi che ti ricordi che ho detto. Per fare scorta di fiato e trovare una nuova forza, è la forza che troviamo insieme, spazza via la solitudine, la paura. E l'entusiasmo dell'agitazione cancella tutti i nostri muri, tutte le nostre porte sgangherate e spalanca quelle che ci hanno sempre sbattuto in faccia. Ora apriamo la porta di una casa accogliente che protegge. Una casa di quartiere. Questa è la casa di quartiere.